Grazie e benvenuta in questo nuovo video. Allora, come promesso, vi sto girando un video per quanto riguarda gli acquisti dell'ultimo periodo per me. Quindi, nel precedente video, negli acquisti haul per Sofi, vi avevo detto che avrei girato appunto quest'altro video. Avrei fatto due video separati perché sono tante cosine, quindi non vorrei far venire un video lunghissimo. Quindi, adesso cominciamo subito. Allora, in questo video vedrete sia merce non in saldo che acquisti con i saldi e inoltre vedrete anche dei costumi. Infatti adesso cominciamo subito da questi costumi perché mi sono arrivati altri costumi dall'azienda Cap She. Tempo fa vi avevo fatto un altro video sui miei costumi dell'estate Cap She, perché è stata una collaborazione con l'azienda di cui è ancora valido il mio codice sconto, quindi vi lascio tutte le informazioni qui sotto e il codice sconto scritto proprio qui. Allora, cominciamo dai costumi e poi passiamo a tutto il resto. Ok, allora questo è il primo costume, è un costume intero a righe bianche e azzurre. Mi piace molto questo voilà sul seno. Questo qui è imbottito, quindi ha le coppe all'interno che potete tranquillamente togliere e rimettere, quindi come volete. Mi piace molto anche questa scollatura dietro, vedete, viene ad intrecciare, molto carina. Questa è sempre una taglia S. Questo qui che è un bikini a mutanda alta, questo qui sempre taglia S, coppe interne, fiocchetto qui molto carino, insomma molto classico come costume, però che dà un suo effetto. Mi piacciono molto queste righe con il riccetto qui che potete tranquillamente, diciamo, regolare come altezza della mutanda. Poi ho scelto questo che è un costume un pochino più particolare. Allora, a fantasia qui sopra, sempre comunque un pezzo intero, a fantasia qui con questo sì, molto, diciamo, ad incrociare. Coppe sempre interne che potete uscire e rimettere tranquillamente. Questo qui sempre una taglia S ed è davvero molto molto carino. Poi ho scelto questo qui sempre un unico pezzo con la stampa floreale, proprio con tutti questi fiorellini sui toni del bianco, giallo e lo sfondo verde. Molto, diciamo, lineare, non niente di particolare, una taglia S, però molto molto d'effetto, molto carino. Anche questo imbottito con appunto le coppe interne. E poi il mio pezzo preferito, quello che mi è piaciuto più di tutti, ovvero questo qui è sempre un due pezzi, sempre taglia S, però questa qui è anche a mutanda alta, vedete qui non c'è il riccio. E poi appunto c'è questo pezzo sopra con questi voilà, anche questo è imbottito, però è appunto a fascia con queste bratelline qui, molto carino. L'ho visto tantissimo su Instagram questo qui, girare un pochino su Instagram e quindi l'ho voluto prendere. Insomma, come tessuti ribadisco che sono tessuti davvero buoni, questi qui di Cap She. Ribadisco che ho anche il mio codice sconto ancora valido, quindi potete trovare tutte le informazioni in info box cliccando appunto giù nella descrizione per il codice sconto e cose varie. E il link appunto diretto per il sito. Allora, un'altra cosina che volevo dirvi è che li ho lavati tante volte in lavatrice, non questi, ma i costumi che avevo preso qualche tempo fa, e sono ancora intatti, quindi veramente tessuti di ottima qualità. E che sono davvero belli anche da vedere come fantasie, che facilmente non si trovano in giro, quindi siete un pochino anche più originali al mare. Ok, adesso passiamo agli altri acquisti. Allora,
Cominciamo subito da una maglia, questa qui non è in saldo, l'ho trovata l'altro giorno da Gi, che mi è sembrata molto particolare e molto carina, per il prezzo di $19,99 in taglia S. Allora, è questa qui, secondo me molto carina anche da utilizzare con un jeans e con il tacco, secondo me veramente molto molto bella, molto fine. Dietro è così, adoro, c'era anche il vestitino, però il vestitino l'ho provato ma non mi piaceva più di tanto, quindi ho optato per questa maglia qui, c'era anche di un altro colore in oro rosa, infatti quello lì l'ha preso mia sorella, io invece ho preso questo colore qui, mi è piaciuto subito e quindi appunto ho voluto prenderlo. Poi ho trovato di nuovo quella maglia, non so se vi ricordate, in inverno o perlomeno nel periodo diciamo primaverile, se non sbaglio, sì, ho acquistato una maglia da Stradivarius che in tantissime mi chiedevate dove l'avessi acquistata. Era in colore rosa. Però l'ho acquistata appunto da Stradivarius ed era andata immediatamente in sold out. Invece l'altro giorno, sempre da Stradivarius, giravo e l'ho rivista, però c'era anche il color rosa, però questa volta l'ho voluta prendere in color bianco, mi è piaciuta tantissimo, l'ho presa una taglia in più perché quella che ho rosa era una S e lavandola in lavatrice si è ristretta un pochino, quindi mi veniva un pochino stretta, quindi l'ho voluta prendere appunto in taglia M ed è costata €5,99, quindi era scontata perché costava 13 euro, anche se io ricordo quella di averla presa, se non sbaglio, 10 euro. Però non ne sono sicura, non vorrei dire una grande cavolata, però insomma io ricordo così. Comunque questa qui l'ho pagata sulle 6 euro, è molto carino il, diciamo, il ricamino che c'è, non so, mi piace molto anche questo merlettino un pochino qui sulle maniche, è molto carino e sta indossato davvero molto bene. Poi sempre da Stradivarius ho preso qualche tempo fa su Instagram, queste due cose ve le avevo fatte vedere, però appunto voglio farvele vedere anche qui. Allora, ho preso questo vestitino, davvero molto carino, ed è molto fresco ed estivo, secondo me per una serata fa più che bene, una passeggiata in riva al mare, secondo me è molto molto carino, non in saldo, quindi a prezzo intero, non ricordo bene quanto, però se non sbaglio €29,90, e questo qui appunto l'ho preso già qualche settimana fa, però appunto volevo farvelo vedere anche qui su YouTube. Arius ho preso questi pantaloncini molto freschi, ragazze, li sto utilizzando davvero tantissimo, questi qui, con appunto il fiocchetto, con cui appunto mi sto trovando davvero benissimo, li sto utilizzando tantissimo. Questi qui sono costati circa, questi qui sono in taglia S e li ho presi quando ancora non c'erano i saldi, ma forse, se non sbaglio, ancora adesso non sono andati in saldo. Comunque sulle 12 euro è qualcosa. Poi invece ho preso questo vestito qui, che vi ho fatto vedere anche questo su Instagram, ma non qui su YouTube, che è veramente bellissimo, ragazze, vi metto una foto di quando l'ho indossato qui accanto, che mi è piaciuto appunto tantissimo. Questo qui è in taglia sempre S, sempre preso appunto da Stradivarius, e questo l'ho preso quando ancora non c'erano i saldi, anche se poi con i saldi non l'ho visto più in giro, quindi meno male che l'ho preso prima, io avevo proprio questa paura, infatti per questo l'ho preso prima, per paura di non trovarlo poi più nei saldi. L'ho preso €29,90, ma è molto bello, molto particolare, l'ho indossato l'altra sera per il compleanno di un
di un nostro caro amico, l'ha festeggiato a Mondello ed è stato veramente bellissimo e il vestito era azzeccatissimo, veramente bello. Ho preso un altro paio di pantaloncini. Questa volta neri semplici, anche qui c'è la cinturina, solo che l'ho lì nell'armadio, però vabbè, lo vedete lo stesso. Questo qui in taglia S, però questo è costato 9,90 euro. Regalo di mio marito, siamo andati l'altra volta dalla Rinascente e mi ha regalato lo zainetto della Desigual, davvero bellissimo. Mi è piaciuto tantissimo, soprattutto perché ci sono tutte queste tasche, cioè ci sono sia queste due, questa esterna appunto grande e all'interno ce n'è anche una piccolina, quindi per una mamma è molto comodo e capiente soprattutto, comodo perché riesco a metterlo tranquillamente alle spalle e quindi avere entrambe le braccia libere, perché con Sofia non è sempre semplice portarsi la borsa, quella classica. Quindi io amo per adesso gli zainetti, mi stanno salvando veramente la vita. E questo qui l'abbiamo preso al 50%, quindi scontato, era circa 80 euro e mio marito l'ha pagato circa 40 euro. Comunque è stato un bellissimo regalo, apprezzatissimo. Poi un'altra borsa che ho trovato, questa da Stradivarius, ho trovato questa qui in paglia. Sì, io sono tantissimo queste borse in paglia con le conchiglie, infatti guardate, ci sono proprio le conchiglie, vedete? Ed è molto molto estiva, molto così, sia da spiaggia che da tutti i giorni, quindi potete tranquillamente indossarla. È costata questa scontata ed è costata sulle 15,90 euro. L'unica pecca, ragazze, è che non c'è la cerniera oppure il bottoncino per chiuderla. Infatti, quando la utilizzo all'interno metto una sacca che io ho per un'altra borsa e quindi la utilizzo con dentro la sacca. Però mi è piaciuta molto appunto questa borsa così caratteristica, molto da spiaggia, molto, non lo so, fresca, e quindi appunto l'ho voluta prendere. Poi ragazze, da Bershka ho trovato questo paio di scarpe. Queste qui sono costate, se non sbaglio, 15,90 euro. Non mi ricordo se erano in saldo oppure no, però sono costate davvero poco. Mi sono piaciute. Taglia 38, le ho già indossate, stanno davvero benissimo. Infatti vi metto casomai qualche spezzettone di qualche video. E hanno il tacco grosso, sono molto particolari. L'unica cosa è che mi fanno un pochino male da qua, cioè da qua, però solamente un piede, non so come mai, comunque spero che si allargano un po' e magari, non so, passa. E niente ragazze, questi sono appunto i miei acquisti dell'ultimo periodo. Fatemi sapere se volete altri video così, magari così quando faccio altri acquisti ve ne giro altri. Comunque, vi mando un grandissimo abbraccio, un grande bacio. Mi raccomando, iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti, attivate la campanellina per ricevere gli aggiornamenti su ogni mia nuova pubblicazione e seguitemi su Instagram dove mi trovate sempre come ourlife_blog. Vi mando un grande abbraccio, un grande saluto e noi ci vediamo presto con un nuovo video. Ciao!